panel successivo che è proprio dedicato alle professioni e le competenze per costruire il welfare del futuro. Per questo panel io chiamerei sul palco, il relatore Stefano Scarpetta, che è il membro dell'advisory board che introdurrà questo nostro panel, si collegherà da remoto perché purtroppo è fuori dall'Italia per lavoro, lui è direttore di Employment, Labor and Social Affairs dell'OCSE. Poi chiamerei Giovanni Anastasi, che è il presidente di Formez PA, e poi chiamerei Giovanni Azzone, che è il presidente della Fondazione Cariplo, già rettore del Politecnico di Milano. E io chiamerei in causa allora Giovanni Anastasi, presidente del Formez PA, perché lui fa proprio questo di lavoro, cioè insomma vi preoccupate di formare, no? Soprattutto con riferimento alla pubblica amministrazione, che è un aspetto che è rimasto finora un po' in ombra. Lei ha un microfono? Sì, penso. Guardo le slide. Sì, sì, ha ragione, ha l'archetto. Vediamo se riesco a... Perfetto. Allora, innanzitutto noi ci occupiamo, diciamo che per natura siamo a supporto delle pubbliche amministrazioni, quindi ci sono attività legate alla formazione, vari tipi di progettualità e sicuramente i concorsi pubblici. Abbiamo fatto una statistica sui concorsi pubblici per vedere se alcune numerosità, tenete conto che in questa proiezione manca la sanità, le forze armate e la scuola, quindi è statisticamente rilevante perché mancano dei settori omogenei. Allora, la parte del sociale non è così rilevante, però alla fine mi ha detto di più un altro indicatore, quello della ricerca di personale tecnico votato al mondo dell'informatica, che potremmo tradurre con la ricerca di profili STEM. Allora, abbiamo parlato di tante cose, di formazione, ho preso degli appunti, quindi vorrò commentare anche alcune delle cose estremamente interessanti che ho ascoltato. Abbiamo detto che previdenza significa la capacità di prevedere il futuro, oppure quello che succederà. Allora, noi stiamo lavorando tantissimo su questo tema e quindi vogliamo interpretare quali possono essere le professioni del futuro nell'ambito pubblico e cosa può attirare il nostro interesse. Allora, da un certo punto di vista io penso che il taylorismo scenderà. Cosa significa? Che alcune professioni potranno essere in qualche modo vivere, è stato detto anche da un intervento in precedenza, una nuova stagione, una nuova primavera in virtù del fatto che l'applicazione dell'intelligenza artificiale abbatte fondamentalmente le barriere tecniche. Ho fatto un commento in un'altra sessione dicendo che quando ero ragazzo per usare l'informatica dovevi ristrutturare casa. Oggi le barriere tecniche sono estremamente ridotte, significa che, faccio un esempio, per guardare la simulazione di un supporto virtuale servono delle lauree non necessariamente STEM, ma in ogni caso noi abbiamo una difficoltà nel reperimento di profili STEM. Ora, guardando una proiezione sulle possibili nuove professioni, abbiamo un progetto che sta immaginando quali sono le competenze del futuro nell'ambito sociale. Non sono entrato in dettaglio, ma volevo dare alcune dimensioni di quali sono le caratteristiche comuni. Sicuramente l'analisi e l'interpretazione delle informazioni, quindi una vocazione all'innovazione. Preferisco parlare di innovazione piuttosto che di digitalizzazione, in quanto digitalizzare una cosa obsoleta non è tanto rilevante, bisogna pensare in termini innovativi, quindi la digitalizzazione è parte del processo innovativo. L'altro elemento è l'elemento della leadership. Abbiamo parlato di formazione, qual è la formazione del futuro? Ora, al netto del fatto che anche per disposizione del ministro Zangrillo la formazione passerà dalle scarse 8 ore pro capite a 24 ore, è anche un target che ci siamo ovviamente dati come istituto e siamo in linea peraltro, ma è importante di che formazione stiamo parlando. Ora, cosa significa l'avvento dell'intelligenza artificiale? Tra le altre cose, la riduzione dell'importanza del nozionismo. Se noi interpretiamo l'intelligenza artificiale come augmentation, ne ha parlato prima il collega, cioè avere la capacità che l'umano svolga meglio alcune attività, il nozionismo dal mio punto di vista diventerà useless. Diciamo che il profilo è un problem solving. Corretto, un decision maker, un problem solver. Cosa significa?
che nella pubblica amministrazione, dove ho usato l'esempio che il manager, il dirigente, ora per usare, non deve essere un anello della catena, ma che lui, colui che è in grado di costruirla e rifarla. Allora in questo caso l'uomo si deve necessariamente riposizionare verso il decision making. È una scelta obbligata e anche soddisfacente dal mio punto di vista. Tant'è vero che, come ho detto prima, l'elemento leadership è un elemento importante. Poi abbiamo parlato di cosa significa il nostro futuro dal punto di vista di evoluzione. Allora, dal mio punto di vista sono due collegamenti, ripeto, al netto che molti degli interventi sono diventati ora tesoro di quello che sto per dire. Allora, sicuramente l'organizzazione pubblica è un conduttore necessario per erogare servizi di welfare, no? Perché ci sono anche solo elementi procedurali, per cui se nell'ambito medico siamo super tecno e poi nell'ambito procedurale siamo scarsi, corriamo il rischio che le migliori idee non vengano realizzate. Al contempo, noi stiamo andando a prefigurare quello che si dice un new normal. Quindi c'è qualcosa che cambia in modo rilevante, è un'innovazione che ovviamente è un cumulato, no? Perché oggi scopriamo delle professioni che dicevo prima non a valore aggiunto, ma alcune sono le stesse di 20 anni fa, no? Però significa che in questo momento c'è stato anche un'attenzione mediatica, oltre che un cumulato importante, che ci sarà un new normal. Ora, nel new normal, il fatto di avere la capacità di adeguarci significa anche evitare che il welfare abbia il costo di una disoccupazione frizionale eccessiva, perché le persone non riescono a rispondere alle esigenze di mercato. In questo la pubblica amministrazione deve fare la sua parte. Quindi, come stiamo interpretando, e poi lo dico come Formez, perché come Formez siamo... Diciamo che siamo al servizio della pubblica amministrazione e abbiamo interpretato questo essere al servizio come un laboratorio per le pubbliche amministrazioni, quindi di provare delle cose su di noi affinché possano poi diventare patrimonio comune. Allora, immaginiamo un percorso che abbiamo definito di inclusione digitale, ne parliamo tutti, ma è un cubo di Rubik, non puoi analizzare, cioè affrontare solo un tema. Faccio un esempio su tutti: noi facciamo formazione, ma se non abbiamo poi delle licenze che diffondiamo, no, ai dipendenti o alle persone o alla gente, sarà difficile essere coinvolti. Un altro tema: quando diciamo che sviluppiamo nuove soluzioni, le stiamo sviluppando noi o ci giriamo verso le Big Five e non abbiamo più la governance? Perché per una presentazione va benissimo, ma a livello di continuità e patrimonializzazione di quello che facciamo cambia la vita. Uno dei motivi per cui abbiamo fatto un accordo col CSI, perché abbiamo anche competenze interne importanti, e io penso che un domani il valore immateriale avrà un valore, scusate la ripetizione di valore, ma sarà importantissimo. Quindi è molto molto importante chi avrà la governance del patrimonio intellettuale che sviluppiamo, e non ci giriamo semplicemente da una parte a farlo creare. Un altro elemento, l'abbiamo già citato prima, la formazione. Un altro elemento, e volevo citare una cosa che è, l'ho chiamato vivere il futuro, ovvero sia sfruttare al meglio le opportunità, e così cito alcune delle cose che stiamo facendo, che la tecnologia ci dà. Noi abbiamo citato tutti l'esperienza del Covid, abbiamo scoperto che certe cose le potevamo fare, è dovuta arrivare una sfiga, fatemela dire in modo colloquiale, per dimostrarci che potevamo fare delle cose. Abbiamo parlato della differenza di gender a livello di occupazione, se non sbaglio costa sui 200 miliardi, vado a memoria, ma era una cifra importante. Si possono fare anche piccole cose, ad esempio noi abbiamo regolamentato il lavoro agile facendolo diventare facoltà del dipendente in condizione di maternità o post congedo parentale, avere appunto diritto di fare il lavoro agile sia durante il periodo di gravidanza che dopo il congedo parentale. Questo è una piccola cosa, non è che ci richieda tutti questi investimenti. Però il messaggio è importante, perché oggi voi sapete che il lavoro agile è una modalità organizzativa. Ha, da un certo punto di vista, vabbè, scusate, io faccio l'esempio delle buche di Roma, se penso a una donna che aspetta un bimbo, non lo so quanto guidare, se non è in condizioni estreme, possa essere consigliato. E soprattutto, se vuole essere coinvolta nel mondo del lavoro, lo è immediatamente. E non viviamo una situazione che dovrebbe essere di gioia come di difficoltà. Un altro tema che mi piace citare: abbiamo avviato in tempo record un webinar. Perché? Un webinar molto semplice, l'abbiamo autoprodotto, ovvero sia l'abbiamo fatto in casa,
perché abbiamo ritenuto importante spiegare l'intelligenza artificiale in modo facile al maggior numero di persone. Questo è anche parte dell'inclusione, quindi non puntiamo adesso agli scienziati. Adesso vengo anch'io a quel webinar perché io ne ho bisogno. Sta avendo successo, lo pubblicheremo anche su Syllabus, che è la piattaforma, no, penso la prossima settimana. Stiamo facendo nuove versioni, ma è stato il nostro modo di contribuire velocemente a questa opportunità. Ho detto prima, abbiamo preso banalmente delle licenze, abbiamo scelto Copilot, perché? Perché se oggi io dovessi pensare a un individuo di un'organizzazione che non ha un accesso Microsoft, sto banalizzando, sarebbe sottoposto a un'alienazione professionale, quindi dotare degli strumenti, fare anche delle scelte strategiche e non immaginare che tutto quello che creeremo sarà qualcosa di stratosferico. È importante dare la possibilità che le persone sperimentino nel loro ordinario. Quando abbiamo fatto il webinar non abbiamo testato l'esito del corso, abbiamo chiesto loro, abbiamo fatto una call for idea, una banalità, però gli abbiamo chiesto a tutti, quando l'abbiamo fatto sui nostri dipendenti, poi l'abbiamo esteso ai dipendenti pubblici, come utilizzeresti, quanto hai imparato nella vita di tutti i giorni? E forse la domanda di maggior coinvolgimento possibile. Sono stato nei tempi, volevo vantarmi di questo. Spero io non aver apprezzo annoiato. Molto, non hai idea di quanto l'apprezzi. Grazie. Grazie mille a Giovanni Anastasi.